Acqua cristallina e pulita, mi trovo finalmente a nuotare nel mio mondo, il mare della Sardegna. Mi trovo in una baia nel nord dell'isola, raggiungibile solamente con il fuoristrada. Qui non ho mai pescato, ma spero di fare degli incontri incredibili, in un posto difficilmente raggiungibile dagli altri pescatori. Comincio a pescare contro sole, una condizione di solito non ideale, ma che all'alba può essere sfruttata per esplorare alcune zone. Quando non si conosce il posto, la prima cosa da fare è avanzare lentamente, guardando spesso fuori, e cercare di creare delle strategie vincenti. Quella di oggi è di rimanere molto vicino alla parete, nell'acqua bassa. Dopo pochi metri, vedo una seppia. Mi avvicino per capire se si tratta di un maschio o di una femmina. Appena mi vede, la seppia si allontana. Non c'è fretta, basta seguirla senza fare movimenti bruschi, e riesco addirittura a toccarla con il fucile. A questo punto capisco che è un maschio e posso prenderla. Il sesso si riconosce sia dal colore sia dalla lunghezza dei tentacoli. Dopo avergli dato il colpo di grazia, ricarico il fucile, sperando di non aver spaventato qualche pesce grosso nelle vicinanze. Proseguendo, non incontro più nulla per altri 20 minuti, se non un banco di salpe troppo piccole. A questo punto continuo con la mia caccia e da dietro uno scoglio appare un bel cefalo. Mi fermo sperando che si avvicini, in realtà però si allontana. Decido di non seguirlo perché questi pesci di solito non sono mai soli e non voglio perdere la mia copertura. Continuo nel mio percorso, coperto dalle rocce, e dopo pochissimi metri appare infatti un altro cefalo, simile al primo. Non mi ha visto e sfrutto la roccia davanti a me per tornare indietro e cercare di coglierlo di sorpresa. Mi giro e torno indietro. E puntuale, il cefalo si presenta di fronte a me. Lo sapevo. Come avrete notato, non sto pescando con il mio solito fucile e con questo purtroppo non ho un grande feeling, e infatti ho sparato al cefalo troppo in alto. Mentre ricarico, noto che il sole si sta alzando e pescare contro sole sta diventando controproducente. Decido di fare dietro front per pescare così con il sole alle spalle ed avere qualche opportunità in più. Tornato da dove ero partito, ricomincio la mia caccia. Mi accorgo che ci sono moltissimi latterini e appena ero arrivato avevo visto qualche pesce cacciare. Devo stare attento, potrei incontrare qualche spigola. Avanzo molto lentamente nell'acqua bassa e alla fine riesco a vedere una grossa spigola che sta avanzando verso di me. Mi immobilizzo e aspetto e trattengo il fiato anche se sono in superficie. Non ci credo, di nuovo! Questo fucile per me è una maledizione. Infatti l'avevo comprato usato, ma purtroppo era arrivato rotto. Nonostante fossi riuscito a ripararlo, non ci ho mai sparato bene, e oggi nell'ennesima dimostrazione. Colpa mia o del fucile in realtà non lo so, però i pesci non riesco proprio a colpirli. Ormai demotivato, decido comunque di continuare e dopo pochi metri vedo un'altra seppia, immobile su uno scoglio. Mi avvicino tranquillamente, ma la seppia scappa a tutta velocità. Ma allora spara dritto questo fucile! E non era neanche un tiro facilissimo. A questo punto riprendo fiducia in me stesso e continuo con la pesca. Più avanti vedo un altro sarago che esce da un canalone a tutta velocità. È un tiro difficile e ovviamente lo sbaglio. Andando ancora più avanti, ne vedo un altro che sta tranquillo in pochi metri d'acqua e non è molto grande. Però sbaglio anche questo, sparando basso. A questo punto non so più se è il fucile che sta sparando bene o no. Dopo un secondo agguato, vedo un ulteriore sarago, questa volta un pizzuto, ma anche stavolta lo sbaglio. In realtà è il sarago che ha schivato l'asta, ma lo scoprirò solamente rivedendo il filmato. Ormai sto sparando a tutto e fortunatamente riprendo lucidità con quest'altro sarago pizzuto, che lascio nuotare tranquillamente. Andando più avanti, noto delle strane impronte sul fondo del mare, che non riesco a decifrare. Sembrano i segni dei murici, in realtà non ne sono sicuro. E voi cosa ne pensate? Ripensando agli errori grossolani che ho commesso, provo a togliere i guanti per cercare di impugnare meglio il fucile. E continuando a pescare, intravedo sia un cefalo che una seppia.
Decido di nascondermi dietro la roccia e provare ad intercettare il cefalo. Ci riesco, però è piccolo e non vale la pena sparare. Torno allora dalla seppia, che non si è mossa, ma anche lei è piccola, e decido comunque di non sparare. Continuando a pescare, incontro di nuovo centinaia di piccoli latterini e potrei trovare nuovamente una spigola. Decido di immergermi avanzando molto lentamente nel canalone, ma invece di una spigola incontro un bel cefalo, che all'inizio sembra scappare lontano, per poi invece tornare con tutta calma. Sbaglio di nuovo il cefalo, ma in realtà il tiro era andato a segno, è l'asta che ha rimbalzato sugli opercoli. Ormai sono demoralizzato e decido di tornare indietro, non prima di essermi goduto un paio di tuffi senza tuttavia sparare. È anche questo il bello della pesca, la capacità di arrivare vicino al pesce senza che questo si spaventi, come avviene per le salpe, un pesce che a volte è estremamente sospettoso. Le osservo ripensando al fucile. Sarà stata colpa del fucile o solamente un blocco psicologico che mi impedisce di sparare bene? C'è solo un modo per scoprirlo, devo riprovare, ma ho paura a farlo. E a voi è mai successo? Come avete risolto il problema? Noi ci vediamo al prossimo video.